Gli archetipi sono le forze segrete dietro il comportamento umano. Poiché gli archetipi risiedono nell'inconscio, la parte della nostra mente di cui non siamo consapevoli, ci influenzano senza che noi lo sappiamo. Gli archetipi sono disposizioni ereditate che ci inducono a reagire in modo tipico ai problemi umani fondamentali, interiori o esteriori. Gli archetipi influenzano tutto ciò che fai, pensi e senti e stanno influenzando le persone intorno a te in modo simile. Attraverso i percorsi di benessere interiore che ho messo a punto nel corso di anni, puoi conoscere gli archetipi che si esprimono attraverso te e gli altri. Puoi imparare gli schemi che influenzano la maggior parte del comportamento umano. Quando puoi osservare un archetipo che opera dentro di te, ti stai già differenziando da esso. Questa differenziazione è importante perché quando puoi separarti da un archetipo, è meno probabile che questi influenzi il tuo comportamento in modi deleteri. Che cosa fanno gli archetipi? Rivediamo tre ruoli che gli archetipi giocano nelle nostre vite. Punto 1. Gli archetipi influenzano il comportamento. E in che modo lo fanno? Jung ha descritto gli archetipi come le forme che gli istinti assumono. Gli istinti sono come gli impulsi biologici. Quando attiviamo un istinto, si attiva un modello di comportamento, come l'esecuzione di un programma sul tuo computer. Poiché questi modelli sono preesistenti, gli archetipi sono abbastanza prevedibili. Quindi, quando pensi agli archetipi, pensa a schemi di comportamento condivisi da tutta l'umanità. Punto 2. Gli archetipi scatenano le emozioni. Gli archetipi sono i pezzi della vita stessa, immagini che sono collegate integralmente all'individuo vivente dal ponte delle emozioni. Quando provi un'emozione, è l'emozione di un archetipo che stai sperimentando. Archetipi diversi evocano emozioni diverse. Gli amanti sono appassionati, i re sono magnanimi, i guerrieri sono coraggiosi, i sadici sono odiosi. Punto 3. Gli archetipi forniscono un significato. Ogni essere umano ha un mondo interiore. Questo mondo è la casa delle nostre fantasie, immaginazione e vita emotiva. Questo mondo interiore è la fonte del significato personale. Gli archetipi attingono alle emozioni del nostro mondo interiore e danno alla vita un senso di significato personale. Sono una mappa della mente umana. Gli archetipi forniscono un modo potente per comprendere le nostre menti. Tendiamo a pensare alla mente come a un'unità singola, ma un attento esame della nostra mente mostra che questa visione non è corretta. Invece di essere singolare, la mente è in realtà plurale. Nella nostra mente esiste un pantheon di personaggi archetipici. Varie forme di lavoro interiore cercano di integrare questi caratteri archetipici. Ognuno di loro ha una lingua diversa per descriverli. Qualunque sia il loro nome, arriviamo a vedere la nostra mente come una raccolta di queste personalità semi-autonome o archetipi. Pensa a un film o un programma televisivo che hai guardato di recente. Ora considera che tutti i personaggi di quella storia, non solo l'eroe o il protagonista, agiscono nella tua mente. Sono tutti dentro di te. Cominciamo così a vedere quanto siano complesse le nostre menti e le forze nascoste, spesso opposte, che influenzano il nostro comportamento. Shakespeare ha osservato questa realtà oltre 400 anni or sono e diceva: tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne sono semplici attori, hanno le loro uscite e le loro entrate. E un uomo nel suo tempo recita molte parti, i suoi atti sono sette età.